siamo potenziali bersagli, perché tutti siamo all'interno di un mondo economico e gli attacchi sono generalizzati. Quotidianamente gli imprenditori compiono azioni di responsabilità, di utilizzo consapevole delle strutture che possiedono. E lo stesso va fatto nel mondo della tecnologia, dell'informazione. Per cui sapere che dietro a quella macchina ci sono non solo i dati dell'azienda, ma c'è la sua possibilità di vivere, di dialogare col mercato, è davvero il punto centrale. I rischi più grossi oggi sono rappresentati da, credo, tre grandi fenomeni. Il primo è quello della connessione senza fili, cioè il fatto che noi siamo un mondo in movimento, un mondo mobile, pensiamo ai cellulari nelle nostre tasche che non sono più dei telefoni, sono dei computer, entrano in rete e hanno la stessa potenza. Il fatto che nelle aziende, nelle case si distribuisca il mondo wireless, il mondo senza fili, è un grandissimo vantaggio, una comodità straordinaria, ma ovviamente è piena di rischi, perché chiunque che passi vicino a casa mia può usare la mia rete, entrare nella mia rete. Addirittura è di questi giorni la notizia che la polizia di Bombay sta girando per la città a cercare se ci sono reti non protette per andare a dire alla gente mettete le password crittografate. Il secondo grande rischio deriva dal fatto che non si comprende che uno dei fenomeni più pericolosi è quello delle cosiddette botnet, cioè le reti di macchine compromesse. Il fatto che un attacco non è solo un attacco rivolto a me, come bersaglio, ma che nella mia macchina possono essere introdotti dei programmi, dei codici maligni che trasformano la mia macchina in un attaccante. È come se da casa mia sparassero al presidente Kennedy. Cioè, a questo punto, io divento inconsapevole, carnefice e non più vittima. E parliamo anche in questo caso di migliaia, di milioni di macchine compromesse. E quindi il fatto di capire che la mia macchina non solo va difesa perché non si intrufolino nei miei dati, ma perché non divenga arma per un altro, è importante. Il terzo grande rischio è la non consapevolezza che uno dei crimini più gravi oggi è quello del furto d'identità, cioè il fatto che sia così facile impersonare un'azienda o una persona in rete, di fatto pone problemi incredibili. Una volta come si identificava un'azienda? Col marchio, la carta intestata, il biglietto da visita, il timbro? Ma cosa succede se in rete qualcuno costruisce un sito esattamente identico al mio e riceve e truffa i miei clienti a mio nome? È esattamente come quel finto piazzista che va fuori col mio catalogo, con i miei biglietti da visita, eccetera. Questo, è difficile che gli imprenditori comprendano l'effetto devastante per l'immagine, per il sudore, il lavoro che c'è dietro alle aziende. Di fronte ai nuovi attacchi informatici non c'è la pillola, non c'è l'antivirus, non c'è la tecnologia, ma c'è la possibilità di ricorrere, pensiamo in Italia, al CERT, al centro di assistenza, pensiamo alla polizia postale, che sono bravissimi, stanno facendo un lavoro incredibile, di assistenza ai cittadini. Noi del Clusit lo stesso stiamo lanciando il servizio online sicuro per dare assistenza proprio ai singoli, alle imprese. Le associazioni di categoria si devono attrezzare, perché la risposta è nella collaborazione. Se voglio fare una serie di furti nelle ville, ho un problema di tempo. Nel mondo, della rete, invece, io posso far partire un attacco
simultaneo, mandando 1 milione di mail, mi basta che ci sia un 1% di gonzi e io in un arco di tempo molto stretto ho ottenuto un ritorno dell'investimento criminale, che non ha pari. Non dobbiamo assolutamente accettare limitazioni alla nostra libertà, al nostro rispetto, al fatto che una internet armata, poliziesca, non è il più bello dei mondi possibili, ma invece quello che deve tornare è il concetto di common, della consapevolezza che internet è uno spazio vitale per tutti noi e che noi dobbiamo difendere come difendiamo il nostro ambito familiare, il nostro villaggio, il nostro insieme e non c'è nessun altro che lo può fare per noi. Dobbiamo essere noi a farlo in prima persona.